È bello riprendere il cammino insieme, un cammino mai interrotto in verità, ma questi appuntamenti in cui avete la possibilità anche di vedere in faccia il volto del vescovo che cammina con voi, che desidera condividere l'esperienza bella di chiesa con voi, la chiesa del Signore, la chiesa dei fratelli e delle sorelle in Cristo. È bello riprendere questo cammino all'inizio di un nuovo anno liturgico, nella consapevolezza gioiosa che il tempo e la storia è nelle mani di Dio. Questo ci dice, viene scandito dall'anno liturgico, questo ci viene dato come messaggio di speranza ogni volta che iniziamo l'anno liturgico. Il tempo è del Signore, Lui ce lo dona come scrigno prezioso che sta a noi aprire in qualche modo per saperne cogliere la bellezza e la ricchezza dei Suoi doni. Anche quest'anno saremo accompagnati sempre da Lui, è Lui che ci prende per mano. La Sua parola ci scalda il cuore ed è quel pane spezzato che ci nutre e ci dà la forza per mettere i nostri passi uno dietro l'altro, per rialzarci se per caso, Dio non voglia, dovessimo cadere. È quel pane ricco, sostanzioso, quel pane che non è soltanto consolazione, ma è forza. È rinnovata speranza. Iniziamo questo nuovo anno liturgico. Lo iniziamo con il tempo di Avvento. Nella stupenda pedagogia dell'anno liturgico, il tempo d'Avvento è il tempo dell'attesa, un tempo cioè che ci allena ad essere uomini e donne che sanno attendere. Attendere chi? Cosa? Attendere soprattutto come tensione. Chi attende è in tensione. Prepara, si prepara. Chi attende ha nel cuore un desiderio grande che non viene mai meno. L'Avvento viene a ricordarcelo questo, anzi viene ad allenarci, a far sì che mai venga meno nel cuore il nostro desiderio. Desiderio certo di incontrare e stare col Signore, che poi diventa il desiderio di abitare la nostra vita di tutti i giorni con Lui, alla luce della Sua parola. Stabilendo relazioni, relazioni fra noi, relazioni col mondo e affrontando le sfide di questo mondo con una speranza nuova, con un cuore rinnovato, mai triste, sempre gioioso. Non è una gioia evanescente, appunto, è qualcosa di più profondo, è una gioia che nasce da chi ha incontrato colui che dà senso alla tua vita. E che di più ti motiva, ti incoraggia, ti entusiasma e soprattutto ti dà il senso di quello che fai. Allora l'Avvento sarà davvero di nuovo un momento importante, un'occasione preziosa che noi vorremmo cogliere in profondità. Ci guida la liturgia, una liturgia che diventa un po' più sobria, ci aiuta a concentrarci sull'essenziale. Non canteremo più il Gloria in queste domeniche, proprio non per tristezza, ma perché la nostra attenzione va subito lì, all'ascolto della parola del Signore e a nutrirci del pane della vita. Sentiremo in questa prima domenica l'invito a saper leggere i segni dei tempi, segni anche drammatici, e come non cogliere una straordinaria attualità in questo invito, e come non cogliere o non sentire la parola di Papa Francesco, che viene a invitarci con forza, lo ha fatto ripetutamente, ad aprire gli occhi, aprire gli occhi. Innanzitutto per saper vedere intorno a noi il mondo, saperlo vedere però con lo sguardo giusto, con gli occhi della fede, cioè gli occhi di chi ha il Signore dalla sua parte. E poi aprire gli occhi verso la realtà della propria vita e della propria vita nella propria comunità, sì, perché anche lì non possiamo mai sentirci arrivati e dobbiamo riscoprire le meraviglie di questo progetto che il Signore ci offre, di questo nuovo umanesimo, è stato detto nel convegno di Firenze, cioè un nuovo modo di essere uomini e donne. E allora noi vogliamo cogliere l'invito, aprire gli occhi. Questa prima domenica apriamo gli occhi, vogliamo scoprire il volto di Cristo, che è senz'altro scoprire la bellezza del nostro essere con Lui, della nostra vita di fede, ma anche
scoprirlo nel volto dei fratelli, delle sorelle che vivono intorno a noi, quelli cari, quelli vicini, gli amici, le persone, i parenti, le persone che ci vogliono bene, ma anche il volto di tante persone che spesso sfuggono alla nostra attenzione. No, avremo gli occhi aperti perché vogliamo scrutare in fondo sempre Lui, la presenza del Signore, quella che ci inviti davvero poi a fare Natale con Lui.